una bellissima gioia celebrare con loro stamattina. Celebriamo ricordando con loro, ricordando un bambino come era, vivo, bambino anche se adesso è vivo, e davanti al Signore. È stata celebrata una Santa Messa nella Chiesa Santissimo Salvatore di Crotone, nel quartiere Fondo Gesù, per i 9 anni della scomparsa di Dodò Gabriele, un bambino che perse la vita su un campetto di calcio per mano della mafia. Dodò rimase colpito da un proiettile il 25 giugno 2009, in un regolamento di conti della malavita organizzata che aveva come obiettivo l'omicidio di Gabriele Marrazzo. Si spense dopo 3 mesi di coma il 20 settembre 2009. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili e militari della città di Crotone, l'associazione Libera contro le mafie e in particolare gli studenti della scuola Margherita di Crotone, bambini che, come ha ricordato il parroco Don Girolamo Ronzoni, hanno diritto ad un futuro migliore. Quella presenza non la vediamo più. Oggi, Domenico, sono 9 anni che manca da questa terra e niente, noi lo ricordiamo, facciamo memoria innanzitutto ricordando Dodò, dare pure possibilità a chiedere agli altri ragazzi di prendere la strada della legalità, perché altrimenti si fanno male anche loro, e questo è quello che chiediamo noi. Però grazie alla città di Crotone, grazie a tutta Italia, Dodò è vivo. Fin quando noi saremo in vita lui è vivo, perché lo ricordiamo, facciamo memoria e come ho detto prima diamo possibilità ai giovani. Chiediamo ai giovani di stare dalla parte della legalità per non farsi del male. Non c'è più un Dodò Gabriele, ma non c'è nemmeno un Andrea Tornicchio, non c'è nemmeno un Vincenzo Datto, perché sono ragazzini che quando hanno sparato avevano solo 19 anni uno, e si è rovinata anche la sua vita. E questo è quello che chiediamo di pensare e di prendere la strada della legalità. Perché c'è questa pacifica convivenza tra mafia e Stato in Italia? Questo io non le so rispondere, perché c'è questa... Però... Questa è una cosa che dobbiamo fare noi innanzitutto quando andiamo a votare. Quando andiamo a votare, perché un corrotto è anche un mafioso. E volevo uscire un messaggio perché queste cose non devono succedere più, che non ci siano più genitori che piangono e che un figlio ha un pezzo di cuore che si è andato via, quindi Dodò deve vivere attraverso di noi, attraverso tutti coloro che gli vogliono bene e che lo ricordano con affetto. Eppure la mafia è un fenomeno umano che non vede mai la fine. Non vede la fine, sai perché? Io credo che verrà la fine, intanto sono ottimista, verrà la fine. Non viene alla fine perché ci sono molte persone che resistono, non siamo ancora in molti, ci sono molte persone che stanno dalla nostra parte, però ci sono tante altre persone, anche se oneste, che stanno alla finestra a guardare, ripeto, anche se sono oneste. La mafia si sconfiggerà quando tutte queste persone che stanno ai balconi e sono dalla nostra parte scenderanno definitivamente dalla nostra parte. Allora la mafia si sconfiggerà. Eppure forse il fenomeno mafioso fa bene a qualcuno. E il fenomeno mafioso, come state vedendo e come state segnalando anche voi giornalisti, fa bene ai politici, alla cattiva politica, perché una volta erano i mafiosi che andavano a chiedere i voti ai politici, i favori ai partiti, adesso sono i partiti, gli uomini politici che vanno a chiedere i favori ai mafiosi. E il dolore rimane, certamente il dolore, pur se rimane, va affiancato. Va fatto anche per quello che è possibile nostro in qualche modo, perché affiancare il dolore e farlo in qualche modo nostro, anche se nessuno si può sostituire a quel determinato papà o alla mamma o alle tanti familiari delle vittime innocenti, è importante comunque farle nostro in qualche modo, e attraverso questo dolore impegnarsi ogni giorno a far sì che questo male e tutte queste violenze, soprattutto questa illegalità diffusa, questa corruzione, lo spaccio di droghe, quanto altro, il pizzo, l'usura, davvero si possa far fronte attraverso il nostro impegno quotidiano e attraverso i nostri no, attraverso la nostra responsabilità. Per la verità c'è una responsabilità maggiore da parte di chi ha più responsabilità appunto in determinati servizi, e mi ricollego immediatamente alle istituzioni pubbliche, a chi ha un determinato ruolo in queste istituzioni, per cui c'è una responsabilità maggiore per chi ricopre determinati ruoli. Secondo lei ci vorrebbero in Italia altre leggi antimafia?
Beh, ci vorrebbe soprattutto, sicuramente le leggi debbono essere modificate perché debbono andare al passo con i tempi, sicuramente è questo. Però non è una questione di leggi, non è una questione di repressione, è una questione di coscienza di ognuno di noi. È una questione anche di collaborazione da parte di tanti cittadini che magari ancora oggi hanno poca fiducia rispetto alle istituzioni e a quelle che possono fare. Lo Stato parla il linguaggio dei giovani? No, assolutamente non. Lo Stato è lontano dai giovani. Ultimamente sui giovani non si fa altro che pensare di programmi repressivi e mai preventivi. Non si parla mai di stare in mezzo ai giovani, ma parlano soltanto dei giovani come se fosse un problema. I giovani non sono un problema, basta stargli vicino, basta creare anche a loro le opportunità per poter stare insieme, poter dialogare, poter parlare. Per esempio in una città come la città di Crotone non ci sono luoghi dove un ragazzo si può esprimere, può crescere. Anzi, forse lo fanno diventare un problema. Perché purtroppo lo vedono come un problema, infatti quando si parla di repressione, telecamere, vigili, cani, antidroga, benissimo, sono cose che si possono anche fare, ma devi aggiungere a questo anche programmi preventivi, quindi la prevenzione significa parlare con i giovani, ascoltarli e capire loro che cosa vogliono e non noi adulti cosa vogliamo.